Siamo a Napoli, nel cuore della città e cuore pulsante del tifo azzurro. Nei quartieri spagnoli, come vedete, la festa è già iniziata, si avvicina quel fatidico terzo scudetto, si avvicina anche la grande notte dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, la prima volta nella storia, e vi portiamo a scoprire come la città ormai stia già festeggiando in barba alla scaramanzia. In onore dello scudetto del Napoli, del terzo scudetto del Napoli. È una cosa che abbiamo fatto noi del ristorante Nanninella. Ah. Abbiamo fatto questa panchina che va messo Spalletti sopra. Ah, ecco. Ma quello che le volevo chiedere è, ma voi non siete scaramantici? Cioè, già si festeggia ormai? Diciamo che i festeggiamenti non sono questi, perché ci stiamo preparando, ma al 90% diciamo che ci stiamo già quasi alla fine. Ce l'abbiamo fatto, speriamo, se non succede niente di scandaloso, perché qua nel calcio sta succedendo di tutto. Noi speriamo che ce l'abbiamo fatta. Sotto sotto sperate anche di fare un altro viaggio prossimamente, perché il sorteggio è stato, dite voi, benevolo in Champions League. Magari, qua si può andare fino a Istanbul. Magari, lo speriamo, quello è un po' difficile, non... cioè io particolarmente parlo di me. Non ci credo perché è troppo. Mi accontento dello scudetto, mi accontento. Beh, senz'altro i quartieri spagnoli stanno vivendo un momento unico nella storia della città e del, appunto, dei drappi che ci stanno circondando. La fondazione chiaramente si integra a tutto quello che è l'entusiasmo e l'euforia che si può percepire, e nel merito stiamo organizzando serate di proiezione delle partite, quindi insomma nella corte si possono guardare anche le partite insieme, e questo chiaramente non fa che aumentare l'euforia generale. E poi, a differenza delle altre città, a Napoli c'è solo il Napoli, quindi tutti uniti nella fede azzurra. Assolutamente, non c'è alternativa, diciamo, non ci sono possibilità di cambio, insomma, quindi ripeto, è un momento più unico che raro. Non so se avete avuto modo di fare un giro, ma vi renderete conto che ogni strada è assolutamente tappezzata e ricoperta dalla festa, quindi... Scaramanzia non c'è. Assolutamente no, come no? Meglio non dirlo, diciamo, però... Invece per la partita con il Milan state organizzando qualcosa in particolare per la Champions? Comunque la prima volta nella storia che Napoli è ai quarti di finale, da grande favorito tra l'altro. Guarda, io andando contro tendenza ti confesso che non sono tra quel tipo di tifose, insomma, che sanno esattamente cosa accadrà volta per volta, per cui io sono una napoletana tifosa che, come dire, si fa trasportare, ma non ho risposte così dettagliate rispetto alla partita del Napoli. Ti ripeto, quello che fa la fondazione da questo punto di vista è respirare insieme al resto del quartiere l'atmosfera, e insomma nelle ultime 2 settimane sono state organizzate le proiezioni in corte, quindi da questo punto di vista siamo partecipi al cambiamento e alla festa. Perfetto, allora non ci resta altro che vedere come va a finire e poi eventualmente cosa organizzeremo. Sarà un'escalation per l'appunto, come si può vedere ogni settimana è sempre scaramanticamente una grande conferma, quindi aspettiamo l'esplosione finale. Siamo con Antonio Esposito, che è una sorta di istituzione qui, perché gestisce questa zona dei quartieri spagnoli con questo meraviglioso murales dedicato al Dios, Diego Armando Maradona. Stiamo vedendo altri striscioni che state mettendo, ma la festa è continua praticamente già. Il mondo non c'è la data matematica, è sempre festa. Comunque è finito per noi. Siete sicuri? Dobbiamo 25 partite, vedo 15 punti. Su 30. E poi ve ne mancano altre poche di partite per arrivare a un altro sogno, il sogno di Istanbul. È più bello quello o lo scudetto secondo lei? Quello. Istanbul, baratterebbe lo scudetto, sì, per la finale? Sì, vedi tu. Neanche Maradona c'è riuscito a vincere. 30 anni che lo vuole, non lo prendo. Vedi? Siamo noi un anno, siamo là. Senta, ma se Caracvelia vi guida a vincere la Coppa Istanbul, farete un murales lì per lui accanto a quello di Maradona, lo promettete? No, vedi, lui è Maradona, lo facciamo. Ma grande come questo. Quindi lo una facciamo, promessa. Promesso. Grande, tutti grazie quanti. Mille. Grazie mille.
È tanto che aspettiamo, io penso che comunque sia giusto festeggiare a fine campionato, però una festa anticipata dopo 30 anni ci sta e comunque si respira l'aria di festa da mesi ormai qua a Napoli. Tu ci vai allo stadio, cioè che ormai è un'escalation. Sì, sì, ogni partita è uno spettacolo puro, i giocatori ci stanno regalando veramente un sogno, sia in Champions League che in campionato, e veramente anche allo stadio c'è un clima mai visto. Che rispondete al Milan per la Champions? Rispondiamo che questa è stata comunque una bella batosta che ci hanno dato, però adesso comunque ci sarà potremmo avere un'area nostra di valsa. Ciò ce l'abbiamo in tasca lo scudetto! Forza Napoli! Massimiliano Rosati, titolare del Gambrinus, lo storico bar di Napoli, qui tutti i più grandi personaggi si sono affacciati e abbiamo anche esposto il calco del piede del Dios di Maradona. Esatto, e nasce da un rapporto con Stefano Cicci, un affetto che con Stefano che tanti anni è stato il manager di Maradona, anzi forse lo è ancora adesso, ed è un onore per noi poter esporre il piede del più grande calciatore di tutti i tempi. E soprattutto in un anno in cui il Napoli ci sta dando tante soddisfazioni e tra l'altro sta portando anche molte persone a visitare Napoli a scopi calcistici. Assolutamente, noi abbiamo visto i quartieri spagnoli, una festa che è già iniziata in barba alla scaramanzia che da sempre contraddistingue Napoli. Voi che ne pensate qua? Cosa si dice ai tavolini del Gambrinus su questo scudetto? Qua si dice non succede, ma se succede e va bene così, perché la scaramanzia è d'obbligo. Pensavo che questo si dicesse sulla Champions, perché lì veramente pure un altro sogno. Qua si dice su tutto. Qua soffriamo ogni partita e godiamo ad ogni partita. Che si dice qui al Gambrinus, il caffè più famoso di Napoli, su questo scudetto che sta arrivando? Come vivete l'avvicinamento? Già siamo in vena di festeggiamenti, in effetti già ci stiamo preparando, fra poco adoberanno anche via Chiaia. Che dire, sono 33 anni che aspettiamo questo momento, dopo l'epoca di Maradona non vediamo l'ora di festeggiare tutti i napoletani lo scudetto del Napoli. Spero che faranno una grande festa nel Piazza del Plebiscito come ci ha promesso il Presidente, sempre con tanta tranquillità, mi raccomando festeggiate con cautela. In Champions che sperate, di andare a Istanbul? Incrociamo le dita, uno delle italiane andrà in finale e io spero di andare a Istanbul. Però io credo che se il Napoli vincesse anche la Coppa Campioni sarebbe un putiferio. E chi troviamo al Caffè Gambrinus? Anche grandi interpreti napoletani. Agostino Chiumarello, lei è una leggenda del teatro napoletano ed è anche il volto della serie più popolare del momento, Mare Fuori. Ecco, noi siamo venuti qua per respirare quest'area di festeggiamenti della città. Sappiamo che anche lei, come ogni buon napoletano che si rispetti, è un grande tifoso degli azzurri, ecco. Ma i festeggiamenti sono già iniziati, ma non eravate scaramantici? No, siamo molto scaramantici. Diciamo che abbiamo iniziato, sai, questo è come come uno sposalizio. Quindi naturalmente ci sta da fare i vestiti, ci sta da fare le bomboniere, ci sta da fare tutto e poi ci sarà la festa finale. Però i preparativi servono per questa grande, grande festa che si aspetta ormai da 30 anni, 32 anni. I quartieri spagnoli abbiamo visto delle cose veramente cinematografiche, lei che è abituato dai set, cioè sembra veramente di entrare dentro un film di colori, un'esplosione clamorosa. Sì, ma tutta Napoli, tutti i quartieri si sono messi all'opera per festeggiare questo, scudetto che arriverà a breve, ma Napoli è una città molto calorosa, quindi ovviamente i festeggiamenti sono una cosa d'obbligo, poi per il Napoli è una cosa meravigliosa e speriamo soltanto che siano tranquilli e calmi per quanto riguarda i festeggiamenti, perché sempre comunque ci troviamo in una città molto particolare. Assolutamente sì, poi adesso c'è anche l'appuntamento con la storia della Champions League, neanche Maradona è mai arrivato ai quarti di finale, qui i ragazzi di Spalletti stanno veramente facendo l'impensabile. Eh sì, speriamo sempre contro il Milan, no? Dovrà giocare e quindi speriamo che veramente
portino a termine questa, sarebbe una cosa bellissima festeggiare tutte e due le cose insieme, e anche, diciamo, anche con Maradona non si è riusciti, ma questa squadra, questi ragazzi, l'allenatore, e c'è un clima, quest'anno c'è stato un clima particolare intorno a questa squadra, sono giovanissimi, giocano in una maniera, penso a livello proprio dei grandi club tipo Barcellona, tipo Real Madrid, e quindi era un po' inaspettata questo cammino di questo Napoli quest'anno, ma siamo contentissimi.